la sua passione per il ciclismo e poi per tutto quello che gli piaceva, che aveva dentro, che si impegnava a fare le cose, era un genio eccezionale. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Era una persona talmente sì, generosa e onesta, anche nei confronti dei suoi compagni. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. Aveva questa tenacia, questo tipo di sacrificio, di sofferenza che riusciva a sopportare. Ha avuto tantissimi incidenti, però non si è mai arreso. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. Era un ragazzo che bisognava, cioè, capire, seguirlo per vedere quanto impegno e quanta volontà ci metteva, ma appunto per fare le cose che gli piacevano fare. Sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. È incominciato ad appassionarsi al ciclismo, a questo sport che prima lo conosceva solo perché vedeva i suoi amici che partivano davanti a casa. Lui giocava a pallone, però un giorno lo invitarono ad andare con loro e lui prese sulla bici e partì e ci andò dietro e riuscì a starci in mezzo al gruppo con una bicicletta normale da donna, tanto per tirando fuori questa grinta, questa cosa che voleva dimostrare che andava forte anche lui. E in effetti quando tornò a casa disse: sono stato con quei ragazzi là che hanno cercato anche di staccarmi, però non ce l'ha mica fatta. Era contento, soddisfatto. Già da juniores, il secondo anno da juniores, aspettava Vandi e Savini sulla strada che andava su verso Nuova Feltria, verso Poggio Berni, così sapeva che loro passavano di lì. Allora lì aspettava perché voleva andarci dietro e capire come usavano i rapporti, come andavano per confrontarsi. E allora sai, si metteva lì di dietro e si allenava con loro. E andavano appunto a fare queste salite e non si staccava mai perché loro ci tiravano dentro, sai, professionisti, e provavano anche a forzare per capire, per vedere fino a quanto resisteva, e quando si accorsero che non riuscivano nemmeno a staccarlo e dicevano: ma come fai ad andare così forte in salita così, no? E lui ha detto: ah, ma io vado anche più forte. E allora loro gli avrebbero detto: facci vedere. Hanno incominciato a fare il cippo, che è lungo 6 km e ci sono delle pendenze al 18%, quindi una salita abbastanza dura. Quando ha incominciato a scattare una volta o due volte, li ha staccati ed è arrivato da solo su in cima e li ha aspettati alla fontana e poi gli ha detto: avete preso più di un minuto, tanto per dirti, no? Marco era fatto così, ecco. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia,
Le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.